La Seleconoto Catania bissa la vittoria di Bogliasco prevalendo di misura sulla Rarinantes Savona per 10-9. Un successo dal potenziale psicologico e di classifica infinito, quello ottenuto contro i biancorossi perché arrivato dopo una partita palpitante, ruvida ed a spese di una squadra che sulla carta esprime valori tecnici leggermente più alti di quelli rossazzurri. L'importanza della partita è sottolineata dal clima incandescente della Scuderi che sostiene senza pausa i ragazzi di Peppe Dato. Gli etnei partono subito forte con le reti di Privitera, Sparacino e La Rosa, mentre i Liguri trovano posto nel tabellino solo grazie a due rigori. Catania subisce anche l'espulsione definitiva di Kovacic, primo episodio di una gara dal metro arbitrale, rivedibile. Nella seconda frazione lo scenario per la Nuoto Catania peggiora. Dopo il pari savonese di Steardo, Giorgio Torrisi viene espulso per brutalità, costringendo i suoi a 4 minuti di inferiorità e al conseguente rigore realizzato da De Freitas, che timbra anche il 5-3 pochi istanti dopo. Da questo momento comincia una lotta punto a punto che si trascinerà fino agli ultimi minuti. Si va al cambio vasca sul 5-7 complessivo, al rientro però è la Nuoto Catania a tradurre al meglio la propria rabbia agonistica. Cacciare e La Rosa costruiscono l'aggancio sul 7 pari, Savona trova nuovamente il vantaggio con Bianco, pareggiato da Privitera. Nell'ultimo quarto i biancorossi, carichi di falli, perdono Bianco, Ravina, Piombo e Milakovic. Capitan Cacciar firma il sorpasso, Marino Divkovic il doppio vantaggio che regge fino a 3 secondi dal termine quando Da Monte firma la nona rete ospite che però non rovina la festa rossazzurra. Il successo sulla Rarinantes Savona consente alla Nuoto Catania di compiere un balzo notevole in classifica, attestandosi all'ottavo posto e soprattutto mettendo 5 lunghezze di distanza dai playout. I catanesi adesso volgono il proprio sguardo al prossimo match in casa della Iren Torino, penultima, una partita sulla carta più che abbordabile per cacciare compagni che dovranno mettere in acqua la stessa grinta e concentrazione esibite tra Bogliasco e Savona per mettere ulteriori punti in cascina prima del ciclo terribile che li vedrà opposti a Sport Management e Prorecco.